Marco Travaglio scriveva sull'Unità: «L'indulto è come la patente a punti. Chiunque fino al maggio 2006 ha concusso, ha corrotto, si è fatto corrompere, ha abusato dei suoi poteri per favorire qualcuno, derubato lo Stato col peculato e la sua società con la bancarotta, truffato il prossimo, truccato gare d'appalto, incassato fondi neri, frodato il fisco, falsato bilanci, turbato il mercato finanziario con l'aggiotaggio, scalato banche violando le leggi, speculato con l'insider trading, giocato con la salute dei dipendenti, provocando infortuni o addirittura decessi nei luoghi di lavoro e fino a oggi temeva, in caso di condanna, di andare in carcere a scontare la pena, può tirare un sospiro di sollievo, partirà da meno tre». Nel senso che con l'indulto si è arrivati a quella che comunque la cittadinanza, i cittadini hanno vissuto come una grande ingiustizia. Tanto voi da magistrati che ne pensate di questa cosa e che soluzioni diverse c'erano per rispondere a quella domanda di liberare le carceri? Io innanzitutto voglio dire una cosa che mi preme sempre dire, cioè quando sono andato via dalla magistratura la cosa che mi è pesata, che mi ha dato malessere e in qualche modo mi ha addolorato è stato l'abbandono di una serie di rapporti con le forze di polizia con le quali ho lavorato giorno e notte e che sono riuscito ad apprezzare fino in fondo, e ancora oggi diciamo ho dei rapporti strettissimi, per dire, siccome ho indagato su vertici cose, non vorrei che ci si possa confondere tra le alte gerarchie e diciamo coloro che lavorano tutti i giorni in maniera esemplare. E quindi fatta questa distinzione, parliamo di questo indulto. La cosa che stupisce è che un governo che subentra a 5 anni di scempio della legalità, di caduta dell'Italia come Stato di diritto, perché lo Stato di diritto impone il trattamento uguale dei cittadini di fronte alla legge. Dopo che sono state fatte delle leggi vergognose che avrebbero fatto vergognare la Thailandia, si è detto pure, va bene, la prima legge sulla giustizia, a parte la scelta di un certo Mastella come ministro della giustizia, ma la prima legge sulla giustizia è il condono, è l'indulto, fatto con una maggioranza che andava dalla destra alla sinistra. Ed era una legge scempio della legalità anche questa, sia perché si consegnavano 3 anni di impunità per tutti i reati, non già per tutte le condanne come era già avvenuto, ma per tutti i reati, anche quelli ignoti, commessi fino al maggio del 2006. Per cui si faranno i processi per anni, ma ognuno si porterà dietro 3 anni di indulto. Questi processi saranno inutili, perché fino a 6 anni in carcere non ci va nessuno. Perché c'è l'affidamento in prova per 3 anni, perché ci sta l'indulto per altri 3, e a 6 anni non vengono condannati, adesso soltanto assassini e stupratori. Ma è anche... Allora, che cosa avrebbero dovuto fare? Perché questa legge non ha aiutato nessuno e ha ingolfato la giustizia. Se avessero fatto l'amnistia, avrebbero cancellato i reati, ma l'amnistia presuppone che si cancellino i reati meno gravi e non già gli omicidi, le rapine e così via. Non solo, ma hanno poi fatto in modo che venissero cancellate anche le condanne di persone che non avevano nulla a che fare col carcere, perché erano ai domiciliari, perché hanno detto noi il Papa, le carceri esplodono, dobbiamo fare, è venuto il Papa in Parlamento, ci ha raccomandato. Non è vero niente, è stato usato anche il Papa in questo caso. E non si è lamentato, no? E comunque... Sono stati quindi indultati, questo termine mostruoso, anche i vari previti e così via, cioè i reati di corruzione, cioè i reati gravissimi di soggetti
che questo Previti è tuttora parlamentare del nostro Parlamento italiano, diciamo, quindi abbiamo da vergognarci. Ma la cosa più incredibile è che hanno indultato anche il voto di scambio mafioso. Cioè il voto di scambio mafioso, che è la vera forza della mafia. La mafia sarebbe un'organizzazione criminale qualunque se non avesse l'aggancio con la politica, e l'aggancio con la politica avviene mediante il voto di scambio. E badate, quando ho detto, ma come vi è venuto in mente di fare una cosa? Diceva, non c'è nessuno in carcere per voto di scambio mafioso. A maggior ragione, è un manifesto politico. È stato un manifesto politico. È una garanzia, sapendo che voti di scambio mafiosi ce l'hanno tutti, la gran parte dei vertici delle amministrazioni, a partire da quella regionale della Sicilia, della Calabria. Pensate che la Campania ha il maggior numero di comuni disciolti per mafia, per camorra. Cioè, come è possibile immaginare di fare un indulto per un reato per il quale non c'è nessuno in carcere? È una cosa di cui avrebbero dovuto dare spiegazioni, ma nessuno gliela chiede.